Adesso vediamo i cicli di lunghezza, come risolvere i cicli di lunghezza 2 per quanto riguarda gli angoli. Anche in questo caso non è possibile scambiare una sola coppia di angoli alla volta. Bisogna scambiare due coppie alla volta, oppure due angoli e due spigoli. Allora, questo è il caso in cui dobbiamo scambiare 1, 2 e 3, 4. Quindi 1, 2, dobbiamo scambiare questi due e questi due, ok? Esiste un algoritmo per fare questa cosa. Allora, l'algoritmo è il seguente: dobbiamo porre il cubo così, quindi x, poi up, right inverted, left, up, right, up inverted. Poi dobbiamo fare R2W, quindi così, poi up inverted, right, up. Left, up inverted, right inverted, up e di nuovo x. Chiaramente anche qui applicando le mosse di setup possiamo ricondurci a questo caso portando i due angoli da scambiare qui e qui. C'è un altro caso che diciamo è molto semplice, che è questo. Allora, questo è un caso particolare ed è questo. 1, 3, 2, 4. Questo è il caso in cui dobbiamo praticamente scambiare invece di questi due e questi due. Quindi 1, 3 e 2, 4. Allora, che possiamo fare? Questi quattro angoli andrebbero a posto semplicemente facendo U2. Infatti, vediamo. Però chiaramente abbiamo poi spostato gli spigoli. Per spostare gli spigoli usiamo l'algoritmo che abbiamo visto nel video precedente, no? Dobbiamo scambiare questi due e questi due. Questi due. Ok, quindi questo è un caso abbastanza semplice, insomma. In teoria, diciamo, per quanto riguarda gli angoli, basterebbero questi due algoritmi che vi ho fatto vedere. In realtà è uno l'algoritmo. Poi questi qua si riconducono all'algoritmo del video precedente per quanto riguarda gli spigoli. Però ci sono dei casi in cui poi le mosse di setup sono abbastanza complicate, quindi conviene imparare altri algoritmi. Sono molto semplici questi algoritmi. C'è un algoritmo che serve a scambiare questi due angoli e questi due. Quindi questi due e questi due. L'algoritmo è molto semplice ed è questo. Right, back, inverted, right, inverted, back. Questo tre volte dobbiamo fare. Infatti sono stati scambiati questi due e questi due. Questo è il caso, no? 2, 4, 3, 7. Conviene imparare questo algoritmo anche in modo simmetrico. Quindi per scambiare questi due e questi due. Quindi in pratica per scambiare questi due e questi due dobbiamo applicare lo stesso algoritmo però dall'altra parte, in modo simmetrico. Dobbiamo fare così: left inverted back, left back inverted, questo tre volte, due e tre, e vanno a posto. Un ultimo caso che conviene, cioè conviene imparare un algoritmo fatto apposta perché altrimenti ci sarebbero troppe mosse di setup da eseguire. Allora, altro caso è quello in cui dobbiamo scambiare il 3 col 4 e il 2 col 6. Cioè, in pratica dobbiamo scambiare questi due qui e questi due contemporaneamente. E conviene imparare un algoritmo fatto apposta, che è il seguente. Queste mostre dovete applicare due volte in questo caso. Up 2, right up inverted, up inverted, right up inverted, right inverted, ancora, up due volte, right up inverted, right inverted, right. Questo conviene impararlo anche dall'altra parte, quindi per risolvere il caso 3, 4, 1, 5. Quindi dobbiamo scambiare in questo caso questi due dietro, questi due qui dietro e questi due. Quindi up due volte,
left inverted up, left up, left inverted up, left, ancora up, up due volte, left inverted up, left up, left inverted up, left. Conoscendo tutti questi algoritmi, casi di parità, diciamo, escludendo i casi di parità che vedremo dopo, diciamo che esaudiscono tutte le possibili combinazioni che gli spigoli o gli angoli possono assumere in casi in cui ci sono cicli, due coppie di spigoli o di angoli da scambiare, con un numero limitato, di mosse di setup. Quindi conviene impararli tutti questi casi. Non sono neanche così tanti, per chi conosce il Friedrich, si rende conto che sono pochi algoritmi da imparare a memoria. La questione complicata è riconoscere questi casi, cioè è difficile capire quali mosse di setup applicare per poi ricondurci a uno di questi casi che abbiamo visto. E quello con la pratica si ottengono queste. Vi assicuro che esercitandovi riuscirete poi piano piano, sempre più velocemente, a riconoscere i casi e poi applicare gli algoritmi. Poi comunque faremo degli esempi, vi farò vedere. Nei video successivi farò degli esempi, appunto, e poi farò vedere il caso di parità, che è l'ultima parte, diciamo, per saper risolvere il cubo di Rubik.